teatro fa pensare, ma il teatro può addirittura curare, guarire i pensieri. E allora scopriamo subito il nostro ospite, il nostro amico Ottavio Rosati, perché con te vogliamo parlare di teatro e psiche. E penso allo psicodramma. La parola psicodramma in Italia è una traduzione frettolosa dell'inglese psychodrama, scritto con una M, che letteralmente vuol dire dramma, cioè teatro della psiche, mentre in italiano psicodramma diventa una parola pesante, di colore blu. Poi si viene usato ormai con un'accezione negativa, cioè una riunione si scalda e diventa uno psicodramma, una litigata fra due fidanzati si scalda, ecco stiamo facendo uno psicodramma. Che è il contrario, assolutamente. Nulla. Assolutamente, perché queste tecniche io me le immagino di colore giallo, non di colore blu. Lo psicodramma è una psicotragedia, mentre queste tecniche di messa in scena psichica con finalità terapeutica, come dicevi tu, trasformativa, non hanno una funzione di appesantimento, ma al contrario di soluzione. Quindi da quest'anno abbiamo pensato di rinnovare il termine di Moreno e in suo onore di chiamarlo psicoscena. La drammatizzazione vuol dire teatralizzazione, non vuol dire appesantimento. Assolutamente. E allora vediamo un esempio che è stato proprio realizzato da te per la TV di psicoscena con la partecipazione di un'attrice importante, Rosalia Maggio. Straordinaria. Direi che non mi fa mai il piacere di annuare, se prima non ho rifocillato adeguatamente. Allora le vorrebbe prima un'insalatina fresca? Sì. Di radicchio? Ma volete i broccoletti di Bruxelles? Ma fanno rumore. Le faccio tacere. Tacete un poco. Respirate appena. Leggermente. Perché date fastidio. Il signore in effetti riposa, eh? Riposa. Signore, riposa. Fate un canto a bocca chiusa. Un coro muto. Un coro muto. Eh? Gradisce un coro una muto? Una sì. No, un coro greco. No, 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 un coro muto. Un coro muto greco. Beh, una terapista nata, devo dire, sì. Una terapista nata. Quando facciamo vedere queste psicoscene, questi giochi di ruolo all'università, il talento con cui Rosalia Maggio poteva improvvisare i sogni e le fantasie dei pazienti era così straordinario che spesso gli studenti mi domandano: scusi, ma come si chiama quella grande psicanalista che lavora lì? Il teatro però anche nei testi già ci offre quasi un percorso psicanalitico. Io sì. Penso al teatro di Pirandello, così certo. Interiorizzato, così profondo, così paradossale, analitico. Non voglio sprecare aggettivi perché sei tu che mi devi parlare, se caso, di questo, perché so che tanto attentamente hai studiato il teatro di Pirandello. Beh, spesso noi soffriamo perché siamo imprigionati dall'immagine che gli altri ci impongono. Pensa come tu mi vuoi, per certo, esempio, no? Stavo pensando proprio a questo. E soprattutto vuoi. Direi... Io sono colei che mi si crede. E quindi qualcun altro te lo fa credere. Esatto. E noi curiamo spesso le persone proprio aiutandole a essere gli autori della loro storia, gli attori e non gli attati dei desideri. Attati? No, perché già abbiamo detto catarsi e te l'ho lasciata passare. Ma attato ma significa attati questo. Attati me la devi spiegare. Un guaglione nasce, c'hanno uno zio Mariolo, si chiama, non so, Annibale, poniamo. Gli mettono il nome Annibale, il destino di questo povero bambino è già segnato. La terapia consiste nel dirgli: il nome te lo dai da te. Il destino te lo dai da te, la tua vita non deve essere condizionata dalla pressione della famiglia, dei genitori, dei nonni e dei bisnonni. E tu hai realizzato un film con Leo Gullotta che si chiama Fantasmi, ne vorrei vedere qualcosa adesso. Scrivo questa commedia per liberarmi da un inno. Come ho detto altrove, al servizio della mia arte e da tanti anni, ma come fosse da ieri, una servetta sveltissima, non per tanto nuova, sempre del mestiere, un po' dispettosa e beffarda, che si chiama Fantasia. Se hai il gusto di vestir di nero, nessuno vorrà negare che non sia spesso alla bizzarra, e nessuno creda per carità che essa voglia fa sempre tutto sul serio e a un modo solo. Ecco che si ficca una mano in tasca, ne cava un berrettino a sonagli, se
se lo caccia in capo, rosso come una cresta, e scappa via. Oggi qua, domani là, e si diverte a portarmi in casa perché io ne tragga novelle, romanzi, commedie. La gente più scontenta del mondo, uomini, donne, ragazzi, avvolti in casi strani e complicati da cui non trovano più modo a uscire, contrariati nei loro disegni, frodati delle loro speranze e coi quali, insomma, è spesso veramente una gran pena trattare. Teatro che può curare, teatro che fa pensare e cura i pensieri. Ottavio Rosati, il tuo testo, il testo magico del teatro in questo qual è? Sei personaggi in cerca d'autore, senza alcun dubbio. Lo ribadisci. Sì, senz'altro.